Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, 29 maggio. Allora, sui giornali italiani la cosa fondamentale mi sembra che siano le dichiarazioni di Angela Merkel, che dice esattamente, ve lo leggo. E dopo l'incontro che ho avuto con Trump, la Merkel è molto netta, dice l'Europa prenda il destino nelle proprie mani. Io la trovo una frase, diciamo, banalotta, e forse soprattutto una frase che descrive, cioè, su tutti i giornali, ma non ho letto questo commento, cioè, finalmente ci siamo accorti che non possiamo avere papà americano che decide per noi che cosa deve succedere, per esempio, sull'immigrazione. Sarà pure un problema nostro, è come se l'Europa si occupasse dell'immigrazione da parte del Messico o del Sud America oppure di altri paesi che sono confinanti agli Stati Uniti. Il problema del Medio Oriente è un problema europeo, finalmente ce ne siamo resi conto, così come di fatto anche il problema dell'immigrazione è un problema decisamente del terrorismo dell'Europa. Insomma, il fatto che Trump abbia detto che sul clima, che poi è un tema questo sì globale, non è d'accordo con Parigi è un altro discorso, ma sul fatto dell'immigrazione mi sembra una cosa molto banale. Interessante oggi un pezzo del Corriere della Sera che fa vedere quant'è l'interscambio commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa. La Germania vende in America 114 miliardi di euro di suoi manufatti e importa invece 50 miliardi, cioè esporta più del doppio. E anche l'Italia ha un atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti simile, perché vende in America 45 miliardi di euro di prodotti italiani e ne compra 16 miliardi. Non so come siano fatti questi calcoli, per esempio non riesco a capire se Google, Facebook, Amazon entrano in questo interscambio commerciale tra un paese e l'altro. Quello che è certo è che noi dipendiamo molto dall'America per vendere quello che noi produciamo in Europa. Questo forse è una cosa su cui la Merkel dovrebbe porre un po' di attenzione, posto che il vero tema sia i rapporti economici. Secondo tema della giornata, oggi farò una rassegna molto breve e stringata perché devo subito scappare a un convegno. Sistema elettorale, mi sembra che tutti siano d'accordo col sistema tedesco e soprattutto la novità di oggi, ma che si intuiva dei giorni scorsi, è che anche il Movimento 5 Stelle è d'accordo per il sistema tedesco, per un motivo semplice, e lo dice in maniera chiarissima Beppe Grillo, perché tutto gli si può dire tranne che non è esplicito nelle sue dichiarazioni. Dice basta che si mantenga il 5% come soglia, il che vuol dire che se si mantiene la soglia del 5% in Italia nel prossimo Parlamento, come diceva Dalli Monte ieri sul Sole 24 Ore, ci saranno soltanto quattro partiti: Forza Italia, PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Gli altri saranno costretti o a aggregarsi o a superare il 5%. Questa è la condizione che pone il Movimento 5 Stelle. È una condizione che nasce da un semplice ragionamento: il partito che dovesse prendere il 35% dei voti, lo dice oggi un'intervista a Brunetta, perché dice che prenderà il 35% Forza Italia, dubito, ma insomma, dice che chi prenderà il 35% dei voti avrà una rappresentanza parlamentare del 43-44%, quindi nonostante abbia il 35% dei voti, visto che alcuni voti verranno dispersi perché non potranno avere rappresentanza parlamentare i partiti che hanno sotto il 5%, si avrà una sorta di maggioritario. Un'intervista a Mentana oggi sul fatto è molto interessante perché Mentana dice attenzione perché a giugno ci saranno le elezioni amministrative, Parma, Palermo, Genova dimostreranno come PD e Movimento 5 Stelle avranno qualche problema superiore a quanto immaginano e il centrodestra, nonostante non abbia più del 15, 16, 20% o il 30% unito alla Lega, rischia, dice Mentana, di diventare un partito importante. Molto interessante il pezzo di Bechis a cui non ho pensato. C'è un vantaggio nelle elezioni anticipate di cui si parla a fine settembre, ottobre, scrive sul Libero. E sapete qual è? Ci libereremo della Boldrini, presidente della Camera. Dove la ritroviamo una come la Boldrini e come riuscirà la Boldrini a trovare spazio? E nota Bechis, una cosa molto divertente. Oggi non parlerò di Totti come tutti i giornali fanno, che è il capitano della Roma, che è amato moltissimo ovviamente dai tifosi di calcio, ma la cosa stupenda è che Bechis ha scovato ieri un tweet proprio della Boldrini che dice, adesso ve lo leggo esattamente, dice è un grande campione, ma anche di umanità e di solidarietà. Bravo Francesco. Bechis legge questa cosa come un ultimo tentativo della Boldrini di diventare un po' simpatica. Ma che c'entra la Boldrini con Totti? Ma vai Francesco, lo conosce bene. Beh, insomma, tutti sulla scia di Francesco. Vi segnalo un pezzo di Ferruccio De Bortoli oggi interessante sui PIR, che è un nuovo strumento finanziario che dovrebbe veicolare gli risparmi degli italiani verso le piccole imprese quotate e non quotate italiane. L'analisi è molto approfondita e il pezzo di Giuditta Marvelli, che è un colonnino del Corriere della Sera, del Corriere Economia, dice una cosa interessante. Attenzione, perché tutti questi soldi che andranno alle piccole imprese stanno creando oggi una bolla
finanziare sulle piccole imprese che hanno molti soldi che sono a loro destinati, ma non necessariamente le quotazioni rispettano il loro valore. Le quotazioni stanno rispettando soltanto il fatto che molti soldi arrivano là perché non sanno dove andare, perché c'è un effetto rarità. Poche imprese in Italia. Molto interessante il pezzo di Repubblica, che oggi fa un'analisi prendendo spunto da una relazione del Parlamento europeo sulla divisione dei clandestini arrivati in Italia e in Grecia e nel resto dell'Europa. Solo l'11% vengono ricollocati in Europa, solo un migrante non accompagnato minorenne è uscito dall'Italia e è andato in un altro paese europeo, contro i 5.000 che sono arrivati. Come sapete, i migranti giovani sono senza genitori, sono il vero disastro umano e sociale in questo momento. L'Europa non se ne sta occupando. Caos British Airways, ci torna il Daily Mail e dice: il caos British Airways è soltanto per la riduzione dei costi o c'è qualcosa di altro? Dice il Daily Mail, che aveva detto che erano stati degli hacker. Non parla più di hacker, ma la questione è ancora importante. Il Times calcola che questo casino del British Airways sia costato 150 milioni di pounds. Non c'è quindi risparmio che tenga, perché per risparmiare 150 milioni di pound, evidentemente altro che tagli devono aver fatto negli ultimi anni. I tagli scemi, questi sono, se così sono avvenuti. Sul terrorismo c'è un fondo del giornale che vi segnalo, di Pierluigi Del Viscovo, che dice: bisognerebbe trattare questi terroristi, questi kamikaze che si ammazzano, come dei cretini, come erano cretini i brigatisti che si ammazzavano per la rivoluzione che non poteva avvenire all'epoca, negli anni 70, e oggi la rivoluzione è, diciamo, fondamentalista islamica. Capisco il concetto di Pierluigi Del Viscovo. C'è soltanto un concetto che io non condivido, cioè è vero che i terroristi, i kamikaze, sono dei cretini, ma chi li muove ha un progetto molto specifico ed è quello di una rivoluzione, diciamo, fondamentalista, che deve una bomba che sta sostanzialmente affaticando e può riguardare anche l'Europa oltre all'Italia. Ultima questione è un'inchiesta del Times di Londra molto divertente sullo zucchero. Voi sapete che tutti quanti non vogliono più lo zucchero, c'è questa campagna contro lo zucchero fa male, fa venire il diabete, chissà quale malattie tremende fa lo zucchero. Ma dice questa richiesta, questa indagine del Times, cosa facciamo quando non usiamo più lo zucchero? Insomma, l'alternativa allo zucchero è ben peggiore. Dico, c'è questa inchiesta, che metà degli inglesi sta cercando di fare qualcosa per ridurre lo zucchero, non rendendosi conto che però sale, grassi saturi, l'utilizzo di burro e di creme e di panna rende la cosa ancora peggiore. E quindi questa nostra crociata contro lo zucchero, sostiene il Times, è una crociata che può avere effetti collaterali molto peggiori rispetto a quelli che vuole evitare. Di Totti parlano tutti quanti i giornali, se siete interessati leggetevi loro. L'unica battuta che mi viene da fare: adesso ho paura, aiutatemi. Insomma, il capitano della Roma, forse questa è una sintesi molto, molto, molto giornalistica, molto sintetica di quello che ha detto Totti, beh, è un po' ridicolo. Adesso aiutatemi. Insomma, mi sembra che ci siano altre persone che debbano essere aiutate, non certo il capitano della Roma Totti, che secondo me si sa aiutare alla grande da sole. Ciao!